Ciao ragazzi, benvenuti su una nuova puntata di Ride with Frank. Oggi giornata tipica, oggi siamo in giro con altri ragazzi in moto. Sono stato invitato a fare questo giro, la meta non la conosco, vedremo cosa succede. Sono quello che ha la moto più piccola, sono tutti CS 1250, 1200 e in più un KTM Duke 690. Allora, siamo venuti a prendere l'autostrada a San Vittore del Lazio e siamo in direzione verso Ponte Corvo. Allora, qui potrei soffrire un pochino, dato che ho la moto con la cilindrata più bassa. Siamo usciti a Ponte Corvo. Chiudiamo il casco, facciamo la lente, ok, adesso siamo molto più comodi. E niente, purtroppo queste moto vanno, abbastanza impegnativo stargli dietro, però pensavo che il divario fosse maggiore, invece no, posso ritenermi soddisfatto del mio Bistrom 650. Usciti dalla rotonda. Oggi la mia Suzukina è veramente aggressiva. Ed eccoci ragazzi sopra questa strada veramente molto bella. L'asfalto non è dei migliori, però è veramente molto bella da fare. Si chiama Tracciolino e si prende da Roccasecca e non so dove si esce. Cos'è, un videogioco? Wow! Molto bella. Vediamo se riusciamo a riprendere i due GS davanti. Li vedo, ma quando escono dalla curva questi hanno una potenza brutale. Noi ci dobbiamo divertire e non ammazzare, però li vedo. A voglia se li vedo, li vedo! A fine giornata, Strommi non è il suo nome, Penso che la dovrò buttare. Sbagliato, davanti avevo soltanto un 1200, un GS 1200, un KTM 690 Duke, che qui se la comanda. Wow ragazzi, wow, che bella strada, veramente tutto molto bello. Usciti da quello il Tracciolino, siamo arrivati a Casalvieri. Adesso faremo, penso, una pausa.
soon after. Il tempo si sta mettendo veramente male, brutto brutto. Ragazzi, il 6,90 va che una bomba, se la comanda. Ora non ricordo quanti cavalli ha, però da polvere pure a questi GS. Ora ho capito dove siamo usciti, siamo sulla Sora Cassino, credo che, se ho capito bene, faremo una bella strada che unisce questa zona qui con il Molise. Siamo in direzione Lago di Cardito, dove faremo una sosta. Adesso inizia un tratto veramente molto molto bello. Peccato il tempo, veramente veramente brutto. Qui sta iniziando a piovere. Tra poco penso che staccherò la GoPro. Non mi andrebbe proprio di farmela sotto la pioggia. A few moments later. Allora, sono rimasto un po' indietro per rimontare la GoPro, che ho smontato perché è iniziato a piovere molto molto forte. Abbiamo cambiato percorso. Ora cercherò di riacchiappare il gruppo che penso di avere qui davanti. Eccoli là. Allora, il tempo è veramente qualcosa di allucinante. Spero che riusciate a vedere. Ha iniziato a piovere veramente forte, abbiamo deciso di cambiare ulteriormente percorso di ritorno e rieccoci di nuovo in gruppo. Ok, qui il tempo è migliorato nettamente, per fortuna. Abbiamo sempre un po' il rischio di entrare nell'occhio del ciclone, però è un'entrata e un'uscita. Di qua è veramente brutto, cavolo. Altro che miglioramento. Comunque, l'estate è molto bella, le curve sono veramente molto buone, l'asfalto non è dei migliori, molto molto rovinato. La situazione sta diventando divertente, con dei sali e scendi. Qui si va, eh? Sì, sì, qua ci stiamo dando proprio dentro. Ragazzi, scusate che parlo di meno, ma mi sto un po' impegnando. È multistrada quando apre. Ce la sto mettendo tutta, ma nello stretto è un'altra cosa, con gli allunghi non posso competere con motori nettamente più grandi, però mi sto divertendo veramente assai, a prescindere dalla potenza della moto. Bellissima anche questa strada, veramente fantastica. Ragazzi, qui c'è un panorama pazzesco, devo dire. Stiamo riuscendo a sfuggire alle nuvole, anche se siamo un po' lontani da casa, sì,
Adesso si dovrebbe intravedere un panorama veramente molto molto bello. Ho riacceso la GoPro proprio per questo. Eccoci dentro Arpino. Bellissimo. Ci deve essere una festa. Cavolo che bello. Molto bello. Allora, siamo arrivati alla conclusione della giornata. Il giro è stato molto bello. Mi ha fatto piacere conoscere persone nuove con la mia stessa passione. Se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale e a lasciare un bel like, pollicino verso l'alto. Io sono Francesco e questo è Ride with Frank. You. Has to be a skill to your rapping and your beats.